dottoressa Raffl, lei opera nel reparto Covid dell'ospedale di Merano. Com'è attualmente la situazione relativa al Covid in base alla sua esperienza quotidiana in questo reparto? L'esperienza quotidiana qua nel reparto Covid dell'ospedale di Merano è che purtroppo i ricoveri dei pazienti non sono veramente cessati, anzi abbiamo visto adesso nelle ultime 2 settimane di nuovo un incremento dei ricoveri e abbiamo notato anche che i pazienti che al momento che vengono in pronto soccorso stanno veramente male, nel senso che non hanno respiro, hanno una dispnea, cioè fanno fatica a respirare, hanno spesso bisogno di ossigeno e complessivamente si tratta di pazienti veramente complessi. Com'è il carico di lavoro per gli operatori del reparto Covid? Ci può dare anche qualche numero, qualche cifra riguardo ai pazienti ricoverati o quanti sono in terapia intensiva? Allora, al momento qua nell'ospedale di Merano ci sono 3 reparti, diciamo, normali di pazienti Covid e una terapia intensiva. I letti disponibili nei reparti cosiddetti normali sono 50, di cui adesso da 2 settimane sono occupati sempre più o meno 45. E in terapia intensiva invece ci sono 9 posti per pazienti Covid positivi che adesso negli ultimi giorni abbiamo visto piano piano si stavano alzando i numeri e al giorno d'oggi abbiamo 8 letti occupati qua nell'ospedale di Merano. Ormai è circa un anno che è iniziata questa emergenza. Come ha vissuto l'inizio di questa pandemia in qualità di medico in prima linea? All'inizio me lo ricordo ancora benissimo, mi ricordo fine febbraio, no, che sentivamo dall'Asia che c'era questa epidemia, chiamiamola così, poi è stata dichiarata pandemia, abbiamo sentito anche le esperienze della Lombardia. Nonostante ciò però, affinché non avevamo proprio i primi casi qua in Alto Adige, sì, pensavamo che è una cosa che non ci coinvolgerà. E poi da un momento all'altro la terapia intensiva di Merano è diventata terapia intensiva Covid positivi, no? E 2 o 3 giorni dopo il nostro reparto di riabilitazione dove io lavoravo come medico è stato trasformato in un reparto di isolamento per pazienti Covid. E all'inizio era tutto ancora da organizzare, no? Non conoscevamo ancora bene il virus, dovevamo adibire i reparti, il personale doveva essere formato, dovevamo procurarci le DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale, ed era tutto ancora da chiarire. Lì c'era veramente il personale che faceva in questi mesi caldissimi di marzo, aprile, anche 200-300 ore di straordinario. C'era gente che non abitava più dai familiari perché c'era la grande paura del contagio, no? Di portare a casa il Covid. Che poi, meno male, abbiamo visto che il personale dei reparti Covid erano quelli che avevano meno contagi, no? Perché alla fine entrando in reparto si proteggevano e forse vedendo i pazienti erano anche più consapevoli quando uscivano, cioè non si mettevano così a rischio. E però io in prima persona, cioè marzo, aprile, non ho lavorato ogni giorno, dal mattino fino alla tarda sera, ho fatto le notti fine settimana, cioè era veramente grave. Poi d'estate c'era un po' di rallentamento e poi invece ad ottobre ci ha proprio anche un po' sorpresi perché ci aspettavamo un po' l'aumento dei numeri, non so, verso novembre, dicembre, ma non ad ottobre. E di colpo dovevamo di nuovo riaprire tutti i reparti che in estate avevamo un po' ritrasformato in geriatria. E adesso devo dire che il personale è veramente... Cioè ormai non siamo più nell'emergenza dove si può dire no, adesso tieni duro, durerà ancora un mese. Adesso siamo già un po' in una situazione normalizzata, nel senso che il Covid fa parte della vita di tutta la nostra vita e sia fuori che dentro sentiamo solo Covid e sì, siamo un po' anche stanchi perché diciamo più o meno è sempre lo stesso personale che chiaramente avendo l'esperienza lavora in questi reparti qua.
Quali sono stati i momenti più difficili sotto il profilo professionale ed umano di questa esperienza? Allora, per me personalmente, all'inizio, quando è stato aperto questo reparto qua, no, avevo dei contagi proprio nel mio ambito privato, ma anche qua lavorativo, e avevo anche un po' di paura di essermi contagiata, che poi fortunatamente non è successo. Però mi sono anche, diciamo, allontanata in quel mese dalla famiglia per non portare a casa il virus, e come altri colleghi ho vissuto fuori, e questo era molto difficile perché, diciamo, vivere delle esperienze brutte al lavoro, poi però ritornando a casa un po' vedere i bambini, altri temi, ricarica un po' le batterie, e questo mancava. E poi purtroppo devo dire anche i casi che abbiamo visto qua, persone che fino ad aver incontrato il Covid stavano abbastanza bene, cioè non erano tutti pazienti anziani pluripatologici che comunque sarebbero morti, anzi erano persone che fino a questa infezione vivevano benissimo e che poi sono morte qua, sono morte da sole. Cioè noi dovevamo poi contattare i familiari, e mi ricordo che questo... Il primo paziente che è morto qua nel reparto, dove ho dovuto chiamare la figlia, mi veniva la pelle d'oca, perché ho pensato, cioè io adesso racconto qua che il padre sta per morire, non può venire dentro. Cioè era un po' una situazione irreale, cioè una cosa che nessuno di noi poteva mai immaginarsi. Ed eravamo dentro, in mezzo. Quali sono stati i momenti positivi? Ho visto la gratitudine dei pazienti, ma anche dei familiari, che noi abbiamo cercato sempre di mantenere il contatto con i familiari attraverso il telefono, videochiamate. Questa gratitudine, ma anche la solidarietà, devo dire, di quei medici, di quei infermieri che si sono volontariamente messi a disposizione a collaborare in questa difficile situazione. Cioè, questo era veramente una novità, perché... La collaborazione chiaramente c'è, però questo tipo proprio di dare un contributo, anche se non era, se non era proprio indispensabile, era bellissimo. Cioè, poi ci siamo confrontati a vicenda, cioè nelle decisioni difficili ci siamo confrontati e abbiamo trovato una soluzione insieme, quello era bello. La vaccinazione può rappresentare a suo avviso un'arma decisiva per uscire dalla crisi? Io spero di sì. Chiaramente adesso il tempo per sviluppare, per fare adesso gli studi era poco, e gran parte lo vedremo ancora in futuro cosa succederà, però la grande speranza del vaccino sicuramente è quella di ridurre sicuramente i sintomi se uno contrae il Covid comunque, ma anche forse in un futuro di evitare di contagiarsi a vicenda. E io personalmente mi sono vaccinata, già adesso la seconda dose è già passata più di 10 giorni, io non ho avuto effetti collaterali, e per me, anche se sono medico fisiatra della riabilitazione, che praticamente dopo la fase acuta si interessa o deve assistere le persone che hanno avuto un danno, la prevenzione primaria è proprio la cosa più importante, cioè se tutto quello che riesco a prevenire dopo non devo curarlo. Vuole sottolineare qualche altro aspetto della sua attività? Ma devo dire che adesso il primo anno che è passato, penso che tutti quanti ci siamo un po' stancati e forse non vediamo più la necessità anche di continuare con le misure protettive così, però io vedo ancora oggi cosa può succedere se non rispettiamo le regole. Perciò... Cioè, io ho visto anche tanti pazienti qua che stavano veramente male, e anche per rispetto in confronto a loro e ai loro familiari, anche di tutte le persone che sono decedute, chiedo a tutti ancora di agire insieme, di avere la solidarietà, di non pensare solo a se stessi ma anche agli altri, e insieme troveremo la soluzione e ce la caveremo e usciremo anche da questa situazione. Nessuno sa quando, però... L'importante è anche stare uniti.